C'è qualcosa di irreale nel giorno di Pasqua. La Vergine Maria, che non aveva perso di mira il suo figlio attraverso la drammatica esperienza della passione, pur presente nella scena del Golgota, è assente dal gruppo delle donne che si era recato a rendere l'ultimo omaggio al cadavere del suo figlio. E questa assenza ci stupisce molto. Allo spuntare delle prime luci dell'alba, del primo giorno della settimana, avremmo certo tutti noi pensato che Maria si sarebbe recata senz'altro al sepolcro del suo figlio quella mattina. Ma tutto questo non era nei piani di Dio, che lei fosse la prima a vedere la tomba vuota o avesse anche una visione di angeli, come non vi era quella di particolari apparizioni del figlio risorto. Maria non aveva il compito di annunciare, perché il suo ruolo era ben altro. La fede di Maria, pur nel pieno buio della notte dello Spirito, non aveva subito scosse, anche se in lei c'era l'attesa che si svelasse il mistero nascosto dietro la tragedia della croce. Il sepolcro non poteva ormai segnare la fine di quel suo bellissimo figlio. Maria, immersa nell'esperienza della solitudine e dell'abbandono, per le restrizioni causate dalla morte ingiusta e dal rifiuto di quanti avevano beneficato delle parole e dei gesti del figlio, non riesce ad immaginarsi la risurrezione, né a pensare qualcosa che accadrà nel futuro prossimo. Maria dispone solo della fede, sì, di quella fede che le permette di superare l'evento tragico e drammatico e amaro della morte del suo unico figlio. Comprende che neppure la morte può rappresentare una conclusione per la vita. Lei, prima che lo portasse nel grembo, vive ancora per quello che è stato il suo abbandono fiducioso in un Dio. Certamente lo spettacolo tragico della croce non fu cancellato nel cuore di Maria. Era sempre la madre che aveva visto perire miseramente il figlio, ma ora aveva finalmente la chiave di lettura per interpretare quella croce che glielo aveva ucciso. Quello che Maria aveva capito al momento dell'annunciazione nell'umile casa di Nazareth con le parole dell'arcangelo Gabriele era che il bene finalmente avrebbe sconfitto definitivamente il male, l'amore avrebbe prevalso sull'odio e che la vita avrebbe vinto la morte, e lo aveva cantato nel Magnifico. Ora non solo le viene confermato, ma le è rivelato anche attraverso quali strade la vittoria doveva e poteva essere raggiunta. Maria, quella mattina, capì la sapienza della croce. La nuova sapienza, quella che avrebbe salvato il mondo, capovolto le logiche del mondo. E fu l'unica a capirlo totalmente fin da quel momento, mentre tutti gli altri lo capiranno soltanto 50 giorni dopo, nella Pentecoste. Forse tutti saremo incuriositi da una domanda tacita, sommessa. Maria ebbe modo di vedere o incontrare il figlio risorto? Non abbiamo dati evangelici di un'apparizione del risorto a Maria. L'intensità della sua fede non esigeva una consolazione di questo genere per essere rafforzata. Quel giorno della prima Pasqua cristiana, quel primo giorno del Signore, passò velocissimo per Maria. Uscì per andare a vedere il sepolcro vuoto? Non lo sappiamo. Parlò con le donne che erano state vicine al Calvario? Non lo sappiamo. Incontrò gli apostoli? Non lo sappiamo. Non possiamo fare solo delle ipotesi. Possiamo solo con sicurezza affermare che quel giorno fu il giorno della luce piena per Maria,
del gaudio totale, del premio della sua fede, ora salda come una roccia. A motivo della sua intima comunione pasquale col mistero di Gesù, mentre la sua anima era inondata da ineffabile, inebriante, trasfigurante gioia pasquale, Maria seppe crearsi uno stato di vita spirituale con Cristo, di rinata con Lui, ad una vita nuova, tutta per Dio. Uno stato di vita che configura la Vergine Maria, per quanto glielo consentivano le sue condizioni terreni, alla realtà e alla vita ultraterrena di Cristo, condividendone la grazia, il merito, i frutti. Da quel mattino di Pasqua, Gesù si mostrò vivo agli Apostoli, vivo, con molte prove, apparendo loro per 40 giorni e parlando del Regno dei Cieli. Sappiamo dai Vangeli che gli Apostoli tornarono in Galilea per qualche settimana, dove Gesù si manifestò più volte a loro e a gruppi di seguaci, ma dopo rientrarono tutti a Gerusalemme in attesa della Pentecoste. Noi pensiamo che Maria, certamente presente all'ascensione di Gesù, sia restata a Gerusalemme durante quei 40 giorni, silenziosa, riservata come sempre, nella pienezza della luce della risurrezione. Maria contemplava con gioioso stupore quanto erano state mirabili e impensate le strade percorse dal Figlio per poter entrare nella gloria del Padre. La sua gioia era piena, anche se la tragedia del Calvario le aveva lasciato indelebile la cicatrice di una trafittura dolorosa nell'animo, così come il vecchio Simeone le aveva predetto. L'ascensione di Gesù non fece mai sentire sola Maria, come quando 3 anni prima aveva lasciato Nazareth. Tutto ora avveniva in quella dimensione trascendente nella quale Gesù era entrato con la Pasqua. Non c'erano più i limiti del tempo, dello spazio, non più i vincoli della maternità secondo la carne. Gesù non era più il Figlio, cercato con angoscia e ritrovato dopo 3 giorni nel Tempio a Gerusalemme. Gesù ormai è solo il Cristo, il principio e la fine. Maria si sentì solo la Redenta per eccellenza e in lei si fece bruciante la sete di vedere Dio. Da quel momento visse solo nel desiderio di Lui, che certamente potrà chiamare sempre ancora Figlio, di contemplarne l'umanità nella pienezza di vita e di luce di quel Verbo che era dal principio presso Dio ed era Dio. Per questo tutti noi come Chiesa in questa cinquantina pasquale esultiamo con Maria e per Maria ricordiamo che bisogna rallegrarsi perché finalmente una vita nuova ha inondato di gioia le nostre fragilità, le nostre deboli esperienze. E allora insieme eleviamo il nostro canto. Regina Cieli, letare, alleluia, quia quem meruisti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia.